In Salchi Giovanni La Rosa. E davvero tutto adesso sembra pronto, quasi per dare il via a questa sesta corsa, il centrale del pomeriggio di sabato, la favorita per indigeni di 4 anni, un pomeriggio che poi avrà il suo clou per gli scommettitori nell'ottava corsa, una reclamare per anziani che è la tris principale della giornata ippica, quindi la corsa valida per quarte e quinte. Ma adesso tutto è pronto, è calata la quota di 6 tubigi, adesso 1,72 per il 4 anni guidato da Danilo Lagala, ma tutto è pronto, si va in partenza. Sesta corsa di Palermo e il centrale, indigeni di 4 anni sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 3 Tusei Tubigi che a gioco ancora aperto paga 1,68, si va allo stacco, qualche problema per diversi concorrenti ma non per Tusei Tubigi che in poche battute va al comando nei confronti di Tacos Font, poi Terry Caff e Tiffany Caff. Terry Caff si sistema in terza posizione davanti a Tiffany Caff, poi Talabarteria. La partenza è andata male per Try Again e per Tia For Tiu Font. Dunque al comando Tusei Tubigi e vedete, Gaspare Loverde non vuole fare rallentare Tusei Tubigi e prova subito a venire avanti. Tattica audace da parte di Gaspare, ma d'altronde ci deve provare perché se lo lascia in pace non lo batte mai. E quindi Danilo Lagala deve subito mettere un po' il piedino sull'acceleratore. Andiamo a vedere i primi 600 metri di Tusei Tubigi. E beh, 42 e mezzo, si viaggia sul piede dell'1,11, quindi subito battaglia accesissima fra il favorito Tusei Tubigi e la controfavorita Terry Caff, i due tallonati da Tacos Font, più indietro il 2 di Tiffany Caff e l'8 di Talabarteria, andatura davvero da gran premio fra Tusei Tubigi e Terry Caff che insiste all'attacco del battistrada, si va dunque sulla retta di fronte, mancano 600 metri al traguardo, 1, 11 e 3, il primo chilometro si sta andando fortissimo e insiste Terry Caff, Tusei Tubigi messo sotto pressione, la pressione di Terry Caff sembra preponderante, ma adesso deve stare attenta al finale di Tacos Font che ha assistito alla vicenda. Nel frattempo si sono eliminate sia Tiffany Caff che Talabarteria ed è Try Again che prova a venire avanti. È stanco Tusei Tubigi che esce fuori dai giochi. Terry Caff prova adesso a portare a casa quello che sarebbe un autentico capolavoro. Ci prova Mimmo Zanca a beffare la vincitrice, lei, Terry Caff. Che vittoria, signori! Che prestazione di Terry Caff e Gaspare Loverde, seconda posizione per Tacos Font, terzo per Try Again. Una Terry Caff davvero splendida, sul mio cronometro ho 1,557, quindi un tempo che dovrebbe essere attorno all'1,12,3 più o meno, ma siamo lì, 1,12 e qualche linea per Terry Caff, quota di 3,43. Il training è quello dello stesso Gaspare Loverde, i colori della Bimag SRL, grandissima vittoria su un ottimo Tacos Font e su uno spettacolare Try Again, tornato terzo dopo partenza molto negativa. In numeri dunque 1-5-4 l'ordine d'arrivo ovviamente ancora ufficioso della sesta corsa di Palermo.